Chi ha soldi liquidi ha il consenso, chi compra è vincente. E in questo momento non c'è nessuno che può avere la disponibilità di soldi liquidi come la mafia. Prendete le imprese più forti, cioè la crisi di liquidità è fortissima. E allora il rischio, ecco quello che diceva il direttore, è il consenso sociale. Perché chi ha soldi può permettersi le campagne elettorali, perché chi ha soldi può manipolare l'informazione, perché chi ha soldi, diciamo, noi viviamo, cioè credo che per ciascuno di noi, cioè noi mandiamo i nostri figli a scuola e i nostri figli ci dicono: se io non compro quel tipo di telefonino, se non ho quel tipo di jeans, se non ho l'omologazione per determinati livelli, sono fuori del mercato. E allora è importante il ruolo delle forze dell'ordine, è importante il ruolo della magistratura. Sono sicuro che sono stati commessi molti errori, io me ne faccio carico, insomma, però non posso rispondere, come dire, dal Medioevo a oggi. Quello che è importante, l'ha detto il direttore, mi ha fatto pensare dicendo il ponte, le infrastrutture. Voi sapete che le infrastrutture in un sistema economico sono fondamentali per progredire. E allora mi è venuto in mente che un giorno uno studente chiese a un grande giurista, il più grande giurista che forse abbiamo avuto in Italia, Carnelutti, gli fece una domanda. Disse: professore, che cos'è il diritto? Noi potremmo dire: che cos'è la legge? E Carnelutti rispose: è un ponte, un'infrastruttura, costruito tra l'economia e l'etica. Un paese non può vivere senza economia, non può vivere senza la ricchezza delle proprie imprese, ma un paese non può vivere senza etica, non può vivere senza principi, non può vivere senza valori che devono essere condivisi. E il diritto, la legge e la procura, se mi consentite, è il ponte che garantisce il rispetto di queste regole, che fa sì che una società che economicamente progredisce però con il rispetto dell'etica, e che l'etica sia anche corrispondente a quelli che sono dei valori. Allora io spero che con me, senza di me, ma Bari, che è una città straordinaria, un territorio che dal punto di vista delle imprese è ricchissimo, con delle energie intellettive straordinarie, chi ha qualche problema all'interno delle istituzioni, non ce nascondiamo, ecco, si cominciano a mettere le prime pietre, le prime impalcature per costruire questo ponte di cui la nostra società ha veramente bisogno. Parlarci, avere la possibilità di mettere insieme attorno a un tavolo i diversi attori della società che talvolta si trovano collocati in dinamiche conflittuali, in vicende antagoniste, è molto importante. Uno dei motivi per cui mi sono affezionato a Michele Emiliano è perché ho condiviso con lui un'esperienza. All'indomani dell'operazione Reset, più di 190 arresti nella città di Molfetta, insieme siamo andati a Molfetta e abbiamo, nella villa comunale, incontrato la città, e sono venute tantissime delle mogli degli arrestati, sono intervenute nel dibattito. La città per bene, la città per male si sono messe a parlare, e la città complessivamente si è guardata allo specchio. Eravamo forse influenzati da quello che ci diceva Don Torino Bello, che non bisognava immaginare una sorta di caricatura mitologica del male. Lui diceva: il male non è un mostro, ma è un nostro. E indagarlo, vedere anche quanto sono, diciamo, ramificati i contatti tra l'area del bene e l'area del male, quanto sia larga la zona di confine, che talvolta è quella in cui vive la maggior parte delle persone, è veramente importante. E confesso che ho sentito un'emozione molto forte, un grande turbamento, ascoltando alcuni interventi di alcuni imprenditori. È un turbamento di cui conosco la genesi e il modo di esprimersi. Credo che una persona per bene, in uno stato di diritto, non debba mai avere paura di chi esercita il controllo di legalità. Se in uno stato di diritto una persona per bene
si senti a rischio, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa su cui tutti quanti dobbiamo riflettere. Non dico altro, perché capirete perché per me è importante non dire altro. Le statistiche, le comparazioni, lo dico al presidente Schifuri, la città più serena d'Italia è sempre stata Reggio Calabria, a parte i 1000 morti ammazzati che ci furono in un solo anno quando scoppiò la guerra di 'Ndrangheta, perché è una città in cui non si poteva comprare un pacchetto di sigarette di contrabbando, è una città in cui non si vedeva una prostituta per strada neanche col cannocchiale, è una città in cui non si spacciava un grammo di hashish, un grammo di marijuana. Se la pax mafiosa domina in forme totalitarie, può determinare anche, diciamo, un ordine pubblico tale da evitare di attirare l'attenzione dei riflettori e quindi delle forze dell'ordine, della magistratura. Corleone è un paese in cui non è mai accaduto, credo, quasi nulla. Ho interrogato una volta, in qualità di direttore dell'antimafia, l'amministrazione comunale. Il sindaco di Corleone diceva: il problema di Corleone è lo stigma. Ci hanno messo addosso, ci hanno appiccicato questa etichetta della mafia, ma qui non succede mai nulla. Qui siamo. Il nostro unico problema è la cattiva pubblicità. Feci una domanda, un interrogatorio notturno infinito, una sola domanda: se tra gli impiegati del comune di Corleone ci fossero parenti di Luciano Leggio, detto Liggio, di Salvatore Rina e di Vito Ciancino, i tre più illustri cittadini di Corleone. E in quel momento, metà degli anni 90, calò il silenzio, perché non c'era un solo impiegato comunale che non avesse un grado di parentela con quei tre cognomi. È chiaro che nel giardino dei capimafia, nel luogo in cui nacquero i Lindani, non succedeva mai nulla. Vorrei che tutti quanti ci rendessimo conto, diciamo, delle differenze importanti che hanno segnato la storia delle mafie. Fare di tutte le erbe un fascio o immaginare una lettura cinematografica non ci aiuta a comprendere i fenomeni. I fenomeni hanno bisogno di essere compresi, perché altrimenti l'azione di contrasto non è efficace. Se uno non sa la differenza tra Cosa Nostra, l'Ndrangheta e la Camorra, non riesce a capire, opera alla cieca. E la criminalità organizzata in Puglia è una storia. Michele Emiliano, da quando era pubblico ministero, adoperava l'espressione camorre paresi, e penso che intendesse proprio alludere a una tipicità dello stile organizzativo di quelle mafie, che era il contrario di quello siciliano. Non era una mafia piramidale, non era una organizzazione regionale. Le mafie pugliesi hanno sempre avuto la caratteristica di essere mafie di quartiere, di essere mafie che determinavano una sorta di costellazione criminale. I tentativi di costituire, diciamo, aggregati più grandi sono avvenuti soprattutto a Foggia, nell'epoca in cui i vari clan di Foggia, San Severo e Manfredonia costituirono la cosiddetta società, che a quel tempo aveva 500 affiliati e che aveva una dimensione criminale che non aveva nulla da invidiare all'Ndrangheta calabrese per la efferatezza degli atti di barbarie che venivano compiuti. Carmela Fornicola ricorderà, perché noi abbiamo anche un po' di memoria archeologica della vicenda delle mafie. Fu importante una cosa, se posso dirlo, perché serve anche per l'oggi: rompere l'omertà. L'omertà in Puglia fu un fatto istituzionale. L'omertà la percepivi nelle inaugurazioni dell'anno giudiziario, a Foggia, quando si parlava di abigeato, nel momento in cui si andava consolidando un sistema di impresa mafiosa, anche moderna.
che entrava negli uffici tecnici comunali di tutta la provincia, che metteva le mani sull'edilizia, e a Foggia città c'erano omicidi di stile palermitano di imprenditori edili. A Bari, quando si parlava di Scippolandia, mentre lievitavano altre vicende, diciamo, di rapporto tra un certo tipo di impresa e la criminalità organizzata. La rimozione, l'omertà, il non voler dire la parola mafia è qualcosa che abbiamo pagato a caro prezzo per capire che il contrabbando di sigarette non era carino, non era una cartolina illustrata. Ecco, dal sud arrivano le orecchiette, la pizzica e il contrabbando di sigarette, ma che il contrabbando di sigarette era la forma di accumulazione primitiva dell'economia mafiosa ed era l'interfaccia del rapporto tra i clan pugliesi e quelli campani. Per capirlo ci sono voluti 20 anni di lotta contro la pigrizia culturale, un certo atteggiamento un po' irresponsabile delle classi dirigenti nel loro complesso. Dovevamo rompere il muro di omertà. Quando si ruppe il muro dell'omertà, quando il sangue dei servitori delle forze dell'ordine schizzò in faccia all'opinione pubblica come un tributo insopportabile, allora si mise in piedi l'operazione Primavera. Lo ricordo, scusate, perché è importante fare memoria per capire come ci dobbiamo dotare di una bussola per non smarrirci oggi. L'operazione Primavera fu un capolavoro. Io non sono un patito delle operazioni repressive. Quella fu un capolavoro per una ragione. Non fu la militarizzazione del territorio, fu osservare lo sviluppo integrale di un ciclo economico criminale e intervenire a monte e a valle, a monte con l'attacco che noi facemmo nei confronti delle multinazionali del tabacco. Io con l'allora presidente dell'Antimafia mi recai a Bruxelles a parlare col commissario europeo Romano Prodi per chiedere che la Commissione europea si costituisse il giudizio contro la Philip Morris, cosa che facemmo al tribunale di Miami, perché era fornitrice del mercato legale e del mercato illegale. Aprimmo un contenzioso con quelli che chiamavamo gli stati contrabbandieri e la Procura di Bari aveva cognizione di che cosa fosse un pezzo di classe dirigente balcanica. Lavorammo per sequestrare la flottiglia contrabbandiera e qui per la prima volta furono fatte saltare le retrovie logistiche. Vi ricordo la scena degna del fumetto Diabolik della campagna di Fasano, dove un telecomando azionava un pezzo di campagna che si sollevava con tanto di alberi e nelle viscere della terra c'era un deposito, artiglieria. Cioè, quando tu hai nella testa chiaro l'analisi di quale sia la pericolosità del fenomeno, quando capisci, qui in una città in cui le sigarette si vendevano vicino ai presidi della pubblica sicurezza, lo ricordate tutti, siamo di questa città, quando ti accorgi che la rotta del tabacco lavorato estero apre le piste poi alle rotte delle armi, della droga, degli esseri umani, cominci a capire che è strategico colpire il contrabbando di sigarette. Ecco, questo intendo dire. Per questo è bene non dimenticarci. La Puglia era una regione appetibile per tutte le mafie,